qui abbiamo le gallerie private, se ci sono più di un artista, no? Allora qui hai Berna, Möbiusstrasse 30. Qui sopra sono le mie corrispondenze con i miei colleghi, così, no? Sai, Cardin, Certo, eccetera. certo. Poi qui sono un po' le cose. Ecco, questo sarà la Biennale di Siviglia. Qui è questa ricostituzione della cupola di Scriabin che facciamo per Innsbruck. Qui è la mostra per Barcellona, l'anno prossimo anche, La bellezza del fallire, il fallimento della bellezza. Ecco, e qui comincia Bruxelles, il Belgio visionario, e alla Reina Sofia di Madrid, Uralia, questo. Ma costava molto, non vale niente, ma il valore è in quello che ha viaggiato, Certo. che non puoi mostrare. Beh, ci sono anni e anni di viaggi qua. Madonna, Cioè, è che roba incredibile. infinita questa, È una roba davvero. infinita, sì, veramente. No, Bello, no, molto oggi bello. abbiamo di nuovo ordinato voli. Questa è la prossima mostra, il viaggio reale reale. Dunque, The Real Royal Trip, El Viaje, El Real Viaje Real. Perché l'ultimo viaggio di Cristoforo Colombo, quando lui ha scoperto l'America e ha creduto di essere nell'India dell'Ovest, e questo viaggio si chiamava il viaggio reale. Ma che cosa ha portato agli americani nativi? La sifilis, tutte le malattie, sono tutti morti, no? Diminuiti o sono diventati schiavi. Ed è per questo che hanno dovuto cercare i negri in Africa. Ecco, dunque, io porto gli artisti, allora chiamo il titolo El Real Viaje Real, il vero viaggio reale, capisci? E non più il viaggio reale come Colombo. Sai, io non sono un collezionista, lascio affluire le cose, poi se ne vanno, io me ne frego. Qui, Non sei un feticista? no, tutto questo è per essere usato. E capisci, Si sempre di più vede? di studenti vengono qui Eh beh, ci perché credo. lì hanno Ah, una qui ci storia diversa credo. di quelle nelle biblioteche. Questa è la mia biblioteca degli anarchici, no? Ah, caspita. Che naturalmente è più o meno nata attorno al Monte Verità. Il Monte Verità è una tua passione da Sì, sempre, si può dire. passione. Sì, no, 74. Sì, queste sono tutte le foto più o meno private, o quando io sono. Con gli artisti. Qui c'è la letteratura, qui c'è un'altra biblioteca che nasce sul tema della grande mamma, che forse farò ancora una volta sul Monte Verità. Qui c'è una biblioteca che va attorno a Eranos, che va da Bachhof nel matriarcato fino a Wittgenstein, così. Qui c'è una biblioteca attorno all'opera d'arte totale, dunque tutto questo è su Steiner, no? L'antroposofia, c'è Wagner, Ricordo che c'è Gaudi, Arto, D'Annunzio, questo è il mio sistema come fai? Questo è il 2002, verde è sempre tutto quello che ho scritto e rosa è quello che sono le reazioni. E dunque, ecco, qui è la mostra sui soldi. Vedi, ho scritto molto, ma poi dopo la stampa era enorme, no? Queste sono le foto degli artisti, questi sono i personaggi del Monte Verità. Qui sono le foto sulle mie mostre, le
Questo è tutto cinema, qui è la danza, questo è un piccolo altare per mostrare alla gente tutto questo, quello che posso mettere assieme. Quante persone lavorano per te? Cioè, è un esercito, perché... Ma no, non è possibile finanziariamente. Capisci, se come per G2003 lavoro gratis, anche per Vienna non ho ricevuto quello che avrei dovuto ricevere. E adesso anche noi svizzeri siamo troppo cari, no? La vita è troppo cara qui. E sì, è molto bello, capisci? È tutta la mia vita. Ma è bellissimo, tra l'altro, qua su. E dunque qui? Questo è il tuo studio? No, qui ho la mia storia, capisci? Qui è veramente dal 49 quello che è stato registrato, no? Uh-huh. 49 naturalmente è lo sport. Sono i 100 metri, handball, football. Ah, oh, mi mancava questo... Ho guadagnato così. Sai, la sera si poteva ancora andare senza certificato medico. Ah. E correre, no? Sai, negli anni 40. Allora sono andato a un meeting della sera, ginnastica, ho detto, io faccio, stasera mi sento per il 1000 metri. Io ho vinto, capisci? Quindi hai fatto sport anche? Oh là là, come un pazzo! Ma però... Ma poi vengono le ragazze e poi viene l'alcol. Se io non avessi fatto sport molto, non penso che avrei tenuto 46 anni di fare mostre, perché... Veramente anche fisicamente. Io credo che hai ragione. Sì, voli sì. All'anno, ogni sera al ristorante discutere. Sì. Lo sport e poi nel 57 la prima mostra. E poi va Attitudes, famosa mostra. Beh, no? Quella è una mostra assoluta. Poi c'è la Documenta 5, poi c'è la Biennale Aperto. Poi continua così con l'opera d'arte totale, con tutta la corrispondenza, capisci? Perché molte cose continuano oggi, no? Sai, mi chiedono... E io, se posso aiutare, aiuto sempre. Qui arriviamo qui al 93, a Boris, e poi di là l'Austria, Prete di Rose, nel 98, e adesso devo di nuovo fare scaffali.